Buongiorno a tutti, sono Giorgio di Busto Web TV, sono spesso sui social network, faccio dei programmi su tematiche diverse, italiani all'estero, scienza e alimentazione, o comunque riguardo ricercatori, e tecnologie o start-up, quindi dal titolo capite un attimino il tema. Per quanto riguarda gli italiani all'estero, sto diffondendo un po' la mia richiesta perché vorrei raccontare un po' di storie. Sono sempre ansioso di conoscere storie da raccontare di italiani che decidono di andare in un altro paese e con tutte le difficoltà annesse. E quindi di sapere, oppure di giovani studenti che vanno a fare l'Erasmus, ecco, sapere un po' le esperienze oltre confine, visto che la situazione italiana non è sicuramente delle migliori, molti giovani soprattutto decidono di espatriare. Proprio per questo, utilizzando la bellissima applicazione Google Hangout, vi faccio delle interviste. Per cui se siete disponibili basta che mettete un messaggio sulla pagina di Busto Web TV in Facebook e sarò ben lieto di farvi qualche domanda. Premetto, il programma si fa per hobby, senza nessun fine, viene generato un video al termine che poi vi sarà spedito e sarà inserito su una pagina Facebook. Quindi fatevi sentire, mi interessano un po' tutti i paesi. Mi interessano soprattutto i ricercatori, che il campo della ricerca è sempre vasto, è sempre interessante sapere cosa viene studiato, comunque cosa viene portato avanti, soprattutto nel campo dell'alimentazione, tecnologia con le start-up. Ci sono molte start-up che vanno in Silicon Valley o comunque molte start-up che cercano di andare all'estero per far conoscere le brillanti idee, che hanno esportato dall'Italia. Insomma, ci sono mille motivi per utilizzare Google Hangout, basta una webcam e una cuffia, non occorrono altri mezzi. Pertanto, se sei interessato, contattami che faremo molto volentieri questa intervista. Ciao, a presto. Buongiorno a tutti, non ho ancora perso le speranze di riuscire a organizzare degli hangout su Google Hangout dedicati ai radioamatori o comunque alle tematiche che circolano in rete. Devo dire poche risposte, ma non vado avanti nella mia richiesta, in questa mia ricerca, perché ritengo Google Hangout un sistema veramente fantastico. Ognuno da casa sua si possono discutere tanti argomenti che hanno a che fare con il mondo radioamatoriale. Uno dei pochi collegamenti fatto con i K2PW, direi, è risultato ottimo sotto tutti i punti di vista. Lui era in Giappone. Abbiamo questo mezzo che ci consente appunto da casa propria di vederci e di scambiarci informazioni, scambiarci anche se vogliamo video e foto, perché non utilizzarlo? Quindi io mi sforzo, qualcuno ormai sarà anche stanco di sentirmi, affinché si possano organizzare questi incontri tra di noi con questo sistema. So già che ci sarà qualcuno che dirà non è radioamatoriale, le solite discussioni, ma ne leggo tante anche abbastanza inutili qui, per cui non credo che spostare tutta l'area tematica anche sui sistemi a nostra disposizione tecnologicamente avanzati o comunque della nostra generazione non sia non parlare di radiantismo, anzi tutt'altro. Per cui, siccome ho visto molti radioamatori registrati in Hangout, a questo punto il problema è trovare un giorno comune e vedere di organizzare qualcosa. Volevo approfittare di questo periodo breve di festività per fare già i primi incontri. Si sceglie un argomento e si dibatte. La possibilità di far entrare 9-10 persone, per cui sfruttiamolo. Ecco, qualcuno, ripeto, si sarà stancato, abbiate pazienza, ma questo appello lo lancerò molte volte. Saluti dai K2DUV.